ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi vi porto con me a conoscere le nuovissime Made to Last Styles by Pupa. Ciao ragazze e ciao ragazzi! Allora, come vi ho detto prima, in questo video vi voglio parlare delle Made to Last Styles by Pupa. Sono queste nuovissime matite automatiche occhi, a lunga tenuta e waterproof, quindi lasciano un tratto molto molto deciso e definito perché hanno un'alta concentrazione di pigmento all'interno. In ogni caso potrete vederlo con i vostri occhi, quindi vi lascio le matite. Ciao ciao! Questa è la numero 100 ed è black. Questa è la numero 200 ed è dark brown. Questa è la 201 ed è gold brown. Questa è la 202 ed è top. Questa è la 300 ed è intense purple. La 301 ed è ultramarine violet purple. Ecco la 302 ed è dark violet. Ecco la 400 ed è dark blu. Questa è la 401 ed è turquoise. Questa è la 500 ed è emerald. Questa invece è la 501 ed è malachite. Eccovi la 600 ed è Glamour Grey. Ed eccovi ragazzi tutti gli swatch dal 100 al 600. Ho cercato di sfumarvi un pochino la matita verso la fine, giusto per farvi rendere conto dell'effettiva texture di ognuna, perché alcune sono leggermente più morbide e altre sono molto 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 più dure. Quindi notate effettivamente il tratto che riescono a lasciare. Sono assolutamente tutte molto 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 pigmentate e pur strofinando la pelle una volta che si sono fissate sono davvero molto 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 durevoli. Ed infine eccovi gli swatch ufficiali di tutti e 12 le matite Made to Last Styles.
Sono 12 colori assolutamente intensi e super pigmentati, quindi ognuno troverà quello che preferisce. Spero che questo video vi sia utile per capire bene i colori e la texture delle matite e ci vediamo prestissimo nel prossimo. Vi mando un bacione, ciao a tutti!